di sicuro Sgarbi, sì, scusi, ma non vuol dire che Sgarbi è ignorante. Quindi questo io non permetto, anche se sono contro quello che dice la signora di... Abbiamo parlato però di questo, principi. Mi lascia parlare, mi lascia parlare, poi parla come un attimo, tanto, mi ha parlato mezz'ora. No, basta. Mi risponda, mi risponda. Per favore, per favore. Abbiamo parlato io voglio di dire cristianesimo che Gesù, e di uguaglianza. Gesù, possiamo Cristo, dire che per noi Maometto, che era poligamo, che aveva 9 mogli, l'ultima di 9 anni era pedofilo, sue falsità, e noi non lo zitta adesso, che parliamo di una cosa, di è una cosa seria, che lei vuole parlare di cose di schifezza come lei, mai. Noi vogliamo parlare di cose serie, basta, ma sta zitta di, che stiamo parlando di cose serie, non le schifezze sue, preoccupatevi che Maometto era pedofilo, aveva una moglie di 9 anni, uno dei cinque, uno dei cinque profeti maggiori dell'Islam. Ma un bello, Daniela, basta. Barbara, scusa, passiamo una cosa sulla croce, parliamo di cose serie. Barbara, e il musulmano, Barbara, il musulmano non è quello che mette la bomba. La nostra cultura era pedofila. Qui l'ignoranza, quando uno parla di un altro argomento che non c'entra niente. Chi sposa una bambina di 9 anni? Che le ignoranze lei e tutti quelli come lei dovrebbero difendere la per me Maometto aveva 9 mogli e l'ultima di 9 anni, non ha argomenti lei, non ha argomenti, qui l'ignoranza maggiore di vissuto di Maometto, Maometto era pedofilo, non ha argomenti per combattere quello che diciamo, un argomento straordinario la poligamia. Signora, è finito dire, il tempo? Sì. Mi perdoni. Ma non mi ha lasciato parlare. Voglio dire agli italiani devo che i musulmani tutti rispettano Gesù. Bene. Come e le cinque e profeti maggiori dell'Islam. Bene. Che vero, tutti sono protetti da Dio, che il crocifisso, anche se crediamo un falso storico, ma non chiediamo di toglierle dalle scuole. Barbara, posso dire una cosa sulla croce? No, non dare, devo chiudere, scusatemi, io voglio dire che naturalmente noi rispettiamo la decisione della Corte europea, aspettiamo il ricorso che farà il nostro governo. Devo andare in pubblicità, un mio personale pensiero, io penso che il crocifisso non sia segno di nessuna discriminazione, il crocifisso tace, è un segno di grande dolore e che quindi di grande accoglienza e grande donazione, e da questo studio e dal mio camerino il crocifisso non si tocca.